Eccoci, siamo arrivati per Avena, la fabbrica della birra, la meglio fabbrica della meglio birra. Questo è un momento speciale, dopo 2 anni riesco a tornare qui ed è un sabato e c'è un casino che non finisce mai, come si può ben vedere. Questa inquadratura è assolutamente piena, ma neanche l'Oktoberfest è una cosa di questa natura. Ecco, qua c'è il bancone antico, qua ci sono anche le sale, questo però è il ristorante. Qua sembra apparecchiato per una cena eccezionale. Questo è il bancone dove viene riempito il boccione, ecco il boccione di birra del centenario che viene, infatti come si può vedere da là. Ecco i boccioni che vanno e che vengono, vieni e via. Qua invece c'è la mescita al boccale, il bicchiere, poi c'è la sala con affreschi straordinari, ma c'è anche una band che suona. Ci troviamo a Pedavena, in provincia di Belluno. Questa fabbrica, ristorante, birreria Pedavena è nata 100 anni fa. Dall'inizio dai fratelli Luciani, parenti del Papa Luciani, che si sono trasferiti qui dalla Gordino, sempre in una vallata della provincia di Belluno. Per tanti anni la famiglia Luciani ha gestito e ha di sua proprietà questo stabilimento e anche il ristorante dove noi ci troviamo. Poi per vicende diverse è intervenuta l'Heineken olandese. Poi 10 anni fa l'Heineken voleva andarsene, ha deciso di chiudere, un sollevamento popolare, si è formata questa cordata di imprenditori veneti che hanno acquistato lo stabilimento, il ristorante, l'abbiamo rilanciato e ora ci troviamo in questa sala che si chiama Sala degli Affreschi, perché di fronte a noi abbiamo l'affresco della Sentera che è uno degli affreschi più grandi d'Italia, è stato eseguito nel 1932. Questa birreria che ha diverse sale, che offre nell'arco della settimana diverse possibilità sia per le famiglie che per i giovani, per i motociclisti, per chiunque voglia venire dalle nostre parti per divertirsi, offre dei piatti tipici con molto riguardo ai prodotti tipici del territorio. E qui si può degustare la birra del centenario, che è una birra non pastorizzata e non filtrata, che è stata creata dal nostro birraio Gianni Pasa in occasione di 100 anni della fondazione del stabilimento. Ed è un punto d'attrazione straordinario per tutta la regione, praticamente il Veneto qui. Per il Triveneto, noi abbiamo qui circa 650.000 presenze all'anno. Abbiamo in fabbrica 60 dipendenti, nel ristorante 100 dipendenti. E poi la vostra birra viene distribuita in quasi tutta Italia, a Roma c'è. Sì, la nostra birra poi viene distribuita in marchio Pedavena, marchio Dolomiti, il marchio Castello, il marchio Superio in tutta Italia. Si possono trovare sia sui supermercati che nei locali pubblici. Ma tutto il parco, il giardino qui intorno? È tutto nostro, fa tutto parte della stessa proprietà. Quindi diciamo, la produzione della birra ha creato questo piccolo paradiso. Sì. Proprio così, paradiso per chi va a venire a mangiare, bere e bere una birra buona, deve venire qui a Pedavena. Grazie mille. Grazie a voi. È passata circa un'oretta da quando siamo arrivati, il pienone è sempre più pienone, continua ad arrivare gente, c'è gente in piedi che aspetta che si liberi un tavolo, infatti tra poco noi dovremo liberarlo perché c'è veramente tantissima gente. È vero che è sabato, ma a Pedavena, qua questa birreria, questo ristorante è una cosa magnifica, si mangia benissimo, io mi sono fatto il piatto Pedavena e sono molto contento. Auguri Pedavena, state facendo un ottimo lavoro, siamo contenti, felici e soddisfatti
di questa meraviglia tutta italiana. È meraviglioso, sono felicissimo. Evviva Pedavena, se capitate dalle parti di Belluno, Feltre, anche Mestre, insomma, si può anche da Mestre si arriva da Treviso, si arriva abbastanza facilmente. Poi la trovate su Facebook, su internet, ovunque.